Un saluto a tutti gli amici di androidworld.it. Oggi è venerdì 19 settembre e questi sono due informalissimi minuti con Android World. Questa ultima settimana è stata sicuramente una settimana non molto movimentata per il mondo Android, molto di più per il mondo iOS. Certo, dobbiamo parlare anche di questo perché comunque iOS è un degno, notevole concorrente di Android. Quindi cosa è successo? È stato presentato iPhone 6, più grande di iPhone 5S, iPhone 6 Plus, più grande di iPhone 6 e anche Apple Watch che arriverà però solo nel 2015. Cosa ci spaventa e cosa ci spaventa meno? In realtà non ci spaventa quasi niente. Ci spaventa molto poco Apple Watch, che è un prodotto abbastanza discutibile, almeno per quello che si è potuto vedere fino a oggi. Molto interessante invece è Apple Pay, che permetterà agli utenti di iPhone 6 e iPhone 6 Plus di pagare con NFC, quindi forse finalmente ci sarà uno sviluppo per i pagamenti NFC anche in Italia, anche in questo senso grazie ad iPhone 6. Rimanendo invece strettamente legati al mondo Android, chi sta lavorando di più? Beh, ovviamente al mondo Android in questo momento è Google con il suo Android L e i suoi Nexus. Sicuramente entro ottobre vedremo un Nexus 9 prodotto da HTC con processore Nvidia Tegra K1 a 64 bit. Questa è l'unica certezza che abbiamo al momento. Qualcosa di ben più tangibile è stato fatto però già questa settimana, ma non c'entra niente con Android L. Parliamo di Google Opinion Rewards, ovvero una piccola applicazione che potete già installare sul vostro telefono che vi premierà con del credito, con 50 centesimi, di euro di credito gratuito da utilizzare sul Play Store, se risponderete ai questionari, quindi se darete la vostra opinione, quindi pagati per dare la vostra opinione. Non vi aspettate centinaia di questionari, forse sarà già tanto se ne riceverete uno alla settimana. Sono poi trapelati degli screenshot del Play Store 5.0, ovvero il nuovo Play Store col Material Design. Andatelo a vedere perché è veramente molto molto bello. Ultima novità della settimana, Hangout che adesso permette in modo un pochino più stabile rispetto alla settimana scorsa di effettuare chiamate VoIP grazie al dialer di Hangout che potete scaricare a parte gratuitamente, quindi telefonate gratuite ai vostri contatti di Hangout oppure a pagamento, ma sempre pagando molto poco, a tutti gli altri contatti. Per questa settimana con Android World, 2 minuti, forse un po' di più, è tutto. Un saluto da Emanuele Cisotti per androidworld.it.